Massimo Recalcati, avrebbe bisogno di presentazioni. Dico due parole comunque, è uno tra i più noti psicanalisti italiani, è fondatore di Jonas Ollus, direttore di IRPA, Istituto di Ricerca e di Psicanalisi Applicata, è membro di ALIPSI, Associazione Lacaniana di Psicanalisi, docente all'Università di Pavia e di Verona, autore di diverse pubblicazioni, ne ricordo alcune: L'uomo senza inconscio, Cosa resta del padre, Il complesso di Telemaco, Le mani della madre e l'ultima opera su Jacques Lacan, divisa in due tomi, che è appunto il secondo appena presentato alla nuova libreria Rinascita. Lascio la parola a Massimo Recalcati. Bene, intanto grazie, è un piacere per me essere qui, è una festa, è un battesimo, è un doppio battesimo. E quindi diciamo Jonas nasce sotto i migliori auspici del destino, essendo la inaugurazione della sua sede coincidere con la riapertura delle sale della Pinacoteca di Brescia. Allora, io ho suddiviso i pensieri di cui vorrei parlarvi in due grandi capitoli. Il primo riguarda il nostro tempo e il disagio contemporaneo. Il secondo capitolo riguarda invece le possibilità della sua cura e più concretamente come noi a Jonas pensiamo la cura. Ora, sulla prima parte, sul disagio contemporaneo, per stringere una sintesi, diciamo un lavoro di ricerca che ci occupa ormai dal 2003, anno in cui Jonas è nata, direi questo: se dovessimo individuare il denominatore comune delle variegate forme che assume il disagio contemporaneo, quindi l'anoressia, la bulimia, la dipendenza tecnologica, la tossicomania, l'alcolismo, le dipendenze patologiche in generale. Ecco, se dovessimo, a prescindere dalla varietà dei fenomeni, che ha una sua rilevanza clinica, ma se dovessimo prescindere dalla varietà dei fenomeni clinici che ho appena elencato e dovessimo in modo sintetico e per forza un po' schematico individuare il denominatore comune di tutte queste patologie, allora noi potremmo dire che il denominatore comune è, a nostro giudizio, una sorta di fatica soggettiva a desiderare. C'è una sorta di eclissi, di spegnimento della esperienza umana del desiderio. In tutte queste forme del disagio contemporaneo noi rintracciamo, soprattutto e paradossalmente tra i giovani, dove per esempio è uno dei dati più sconcertanti della epidemiologia contemporanea, la depressione dilaga, un fenomeno inaudito fino a 20-30 anni fa, cioè che la depressione sia oggi una patologia, diciamo, che investe in modo privilegiato le giovani generazioni, piuttosto che accompagnare, come accadeva, diciamo, la vita nel tempo del suo naturale declino. Ebbene, la fatica di desiderare ha come suo effetto la depressione, cioè la vita senza desiderio è vita che si spegne, è vita che cade, è vita morta, è vita non viva. E allora la domanda diventa: se il nostro tempo è il tempo dell'eclissi del desiderio, dunque è il tempo del raffreddamento, dello spegnimento, della temperatura del desiderio,
Se anche i giovani nel nostro tempo fanno fatica di desiderare, che cosa ha causato, che cosa ha provocato questa eclissi? Qual è la causa principale, la causa prevalente di questa eclissi? Di questo spegnimento della forza del desiderio? Allora anche qui la risposta non può che essere brutalmente schematica. Noi diciamo, già nei testi fondativi di Jonas appariva questa tesi nel 2002, noi diciamo una metamorfosi, diciamo che è accaduta una metamorfosi. Quale metamorfosi? Una metamorfosi che è una metamorfosi individuale e sociale al tempo stesso. Perché uno dei grandi insegnamenti di Freud e della psicoanalisi è che noi non possiamo parlare del mentale senza tener conto che il mentale è sempre sociale. Cioè che la psicologia individuale, come dice Freud, non esiste, e che la psicologia è sempre psicologia sociale. Se voi aprite uno dei testi più importanti delle opere sociali di Freud, Psicologia delle masse, analisi dell'io, voi leggete che la psicologia individuale non esiste, che la psicologia è sempre sociale. Vuol dire che lo statuto della mente, del mentale, è imbricato costitutivamente nel sociale. E allora noi diciamo che nel sociale è avvenuta una metamorfosi. Quale metamorfosi? Diciamo che la dimensione della mancanza, da cui scaturisce l'esperienza del desiderio, questa dimensione, la dimensione della mancanza di cui è fatta, diciamo, la stoffa stessa dell'essere umano, noi tutti siamo fatti di mancanza fondamentalmente, siamo esseri attraversati dalla mancanza, ebbene che la mancanza da cui scaturisce il desiderio si è trasformata, ha subito una metamorfosi e è diventata vuoto. E c'è una differenza tra la mancanza e il vuoto. Perché la mancanza di cui è fatta la stoffa dell'essere umano non può essere riempita. Non c'è un oggetto in grado di riempire la mancanza. Anzi, il desiderio è l'espressione della mancanza, è l'espressione generativa, vitale, creativa della mancanza. Desidero fondamentalmente sempre quello che mi manca. E in questo senso il desiderio è sempre un movimento di apertura verso l'altro. Ma nel nostro tempo la mancanza da cui scaturisce il desiderio si è metamorfosizzata in vuoto, è diventata vuoto, per esempio nella bulimia o nell'obesità. La mancanza che diventa vuoto significa la mancanza che si anatomizza nello stomaco. Il soggetto bulimico non fa più l'esperienza del desiderio, fa esperienza del suo corpo come corpo vuoto che necessita di essere riempito. Allora diciamo che il rapporto del soggetto obeso o del soggetto bulimico nelle sue abbuffate pulsionali ingovernabili verso l'oggetto non sono espressioni del desiderio, ma sono modi di riempire il vuoto, di riempire la mancanza che si è trasformata in vuoto. E questo tema lo ritroviamo in tutte le patologie, lo ritroviamo nella tossicomania, lo ritroviamo nell'alcolismo, lo ritroviamo nell'anoressia in forma invertita, nel senso che l'anoressica ha bisogno di sentire il vuoto, di sentire il proprio corpo come corpo vuoto. L'anoressia è una forma di ossificazione del vuoto, ma e nel mantenimento del vuoto, l'anoressica si angoscia quando sente che il vuoto che porta con sé è minacciato da un troppo di carne, da un troppo di cibo, e nel preservare il vuoto e nell'esigenza di riempire il vuoto, che sono i due movimenti fondamentali, noi riscontriamo
la morte del desiderio. Quando diciamo morte del desiderio significa che il soggetto non è più in rapporto all'altro, ma entra in un cortocircuito che lo spinge ad essere solo in rapporto col proprio corpo e con l'oggetto da cui il proprio corpo dipende. Questo è un altro tratto fondamentale, che però prima di vedere restiamo sulla metamorfosi. Chi ha prodotto la metamorfosi? Chi ha trasformato, diciamo così, la mancanza in vuoto? Chi è responsabile di questa trasformazione nichilistica della mancanza in vuoto e dunque dello spegnimento dell'eclissi del desiderio? La nostra risposta è che il responsabile di questa metamorfosi, di questa trasformazione, è quello che Lacan chiama il discorso del capitalista, e cioè quel discorso che sostiene che la vita umana si salverebbe, che la vita umana troverebbe la sua soddisfazione, la sua felicità, la sua salvezza solo nel consumo dell'oggetto. Come dire che l'oggetto di consumo è, diciamo così, ciò che può guarire il soggetto dalla sua insufficienza. Dunque siamo nel tempo del feticismo delle merci, diceva Marx. Siamo nel tempo di un nuovo totalitarismo dell'oggetto, siamo nel tempo in cui appunto il nuovo oggetto pare essere presentato dal mercato come la soluzione al problema dell'esistenza, al dolore di esistere. Chiaro che questo oggetto che il mercato propone illimitatamente, anche la droga, fa parte di questi oggetti. Questo oggetto che il mercato propone illimitatamente non è mai un oggetto che soddisfa. Ecco il paradosso. Tutti questi oggetti che il mercato offre illimitatamente non producono mai soddisfazione. Anzi, quello che Lacan chiama l'astuzia del discorso del capitalista consiste nell'offrire oggetti che non producono soddisfazione, ma producono sempre nuovi vuoti. L'oggetto del discorso del capitalista non serve a riempire il vuoto in realtà, serve a generare continuamente dei vuoti. Come diceva una mia paziente che cito sempre, vado al supermercato per vedere quello che mi manca, che significa che non vado al supermercato per prendere quello che non ho, ma è l'offerta dell'oggetto, l'offerta illimitata dell'oggetto che crea vuoti, pseudo mancanze, costantemente, che rinnova costantemente la generazione di questi vuoti e di queste pseudo mancanze. Come nella barzelletta che racconta Woody Allen quando va a comprare un nuovo computer, il nuovo modello, il più recente, e racconta che appena fatto l'acquisto esce dal negozio dei computer, incontra un altro tipo che entra con lo stesso computer nelle mani, e Woody Allen gli dice: ma come si è trovato? Bene con questo nuovissimo modello? E l'altro gli dice: no, lo riporto perché è già scaduto. Questo gli economisti parlano di una obsolescenza accelerata, cioè il fatto che gli oggetti sempre più rapidamente perdono la loro efficacia, perdono il loro fascino, perdono, diciamo così, il loro diritto di essere nuovi. Il loro diritto di essere nuovi. Certo, potremmo fare una riflessione aggiuntiva nel dire che anche i rapporti tra gli esseri umani rischiano di essere pensati a partire dal paradigma della merce. Il codice civile ha appena espulso, diciamo, tra i suoi articoli che regolano la vita della famiglia, il riferimento alla fedeltà, come se la fedeltà, cioè rimanere fedele allo stesso oggetto,
sia, come dire, totalmente impensabile nel nostro tempo. Il nostro tempo esige il ricambio continuo dell'oggetto e dunque pensa anche l'amore sul modello del televisore o del frigorifero, sul modello della merce. Pensa che anche l'amore sia a scadenza, che il tempo dell'amore sia simile al tempo della merce, destinato a scadere, destinato ad avariarsi. E dunque di qui non solo la cancellazione dell'esperienza della fedeltà, ma il mito che la soddisfazione è sempre nel nuovo, dunque nel nuovo partner, per esempio, nel nuovo oggetto, in quello che non c'è. Ecco, questa è una fenomenologia recente, cioè il totalitarismo dell'oggetto, il culto dell'oggetto, l'oggetto non come ciò che riempie, ma come ciò che svuota. L'oggetto come ciò che svuota. L'oggetto promette di riempire, in realtà svuota. Vedete il trucco? L'oggetto promette il riempimento e in realtà produce uno svuotamento che rende i soggetti dipendenti dagli oggetti. Questo è il nostro tempo, questa è la metamorfosi della mancanza in vuoto. Questo è il tempo dell'eclissi del desiderio. Ed è per questo che noi abbiamo, riprendendo una formula di un mio maestro Jacques Alain Miller, che aveva usato questa formula per definire la tossicomania, la formula dell'antiamore, antiamore, noi abbiamo preso questa formula e l'abbiamo, come dire, estesa a tutto il campo dei nuovi sintomi. Perché i nuovi sintomi sarebbero espressione dell'antiamore? Perché scelgono tutti, dal tossicomane nel suo rapporto di dipendenza con la cocaina, dal ragazzino nel suo rapporto di dipendenza col suo computer, all'anoressica nel suo rapporto di dipendenza con l'immagine del suo corpo magro, alla bulimica e all'obesa nel suo rapporto di dipendenza con l'oggetto cibo, eccetera, eccetera. La lista si potrebbe allungare. Che cosa abbiamo in primo piano? Abbiamo in primo piano dei legami con partner che sono partner inumani, cioè l'oggetto è un partner inumano che prende il posto del partner umano. Questa è un'altra delle conseguenze catastrofiche del predominio del discorso del capitalista. Si vedeva bene anni fa, poi l'hanno soppressa in una pubblicità del cornetto Algida, dove si vedeva una spiaggia, si vedevano due giovani innamorati e i due giovani si abbracciavano, si baciavano. A un certo punto uno dei due, penso il maschio naturalmente, si stacca dalle braccia di lei, vede una macchinetta dei cornetti Algida e si precipita verso il cornetto e dice: meglio il cornetto che... Poi li hanno criticati, hanno cambiato, non so se avete seguito questa filologia di questa pubblicità. Il fidanzato si stacca da lei, lei rimane di sasso, va nel cornetto, va a prendere il cornetto, poi torna con lei e mangiano insieme il cornetto. Questa è una buona soluzione. Ma la sostanza di questa pubblicità quale è? È quella che è meglio il cornetto, senza nessuna allusione, che l'allusione significante qui non si presta bene, no? Meglio il cornetto, cioè qualunque oggetto, meglio qualunque oggetto al partner. Perché? E perché il discorso del capitalista ci introduce a questa alternativa? Meglio l'oggetto inumano all'umanità del partner. Beh, per una ragione molto semplice, me la spiegava a suo modo un vecchio nevrotico collezionista di libri che ha riempito tutta la sua casa di libri e dice: ma certo, meglio un libro che una persona, meglio i libri delle persone. I libri dove li metti li trovi.
che non è male, no? Nelle persone non funziona così. Nelle persone è un po' più complicato. Ecco perché, diciamo, Freud nella sua saggezza diceva che l'unico matrimonio destinato a durare era quello dell'uomo con la bottiglia. È un cinismo freudiano, perché la bottiglia la trovi dove la metti, si tratta casomai di comprarne altre. E soprattutto, aggiungeva Freud, perché la bottiglia non parla. Dunque, quando uno torna a casa sfiancato dal lavoro, ha bisogno di un oggetto a cui attaccarsi. Il matrimonio felice è con l'oggetto, non è col soggetto, con un altro soggetto. Questo è un punto molto importante. Con l'altro, cioè con il partner umano, potremmo dire più radicalmente con l'altro sesso, se non che questa formula dovrebbe di per sé esigere una puntualizzazione, ma diciamo con l'altro sesso, noi non abbiamo la sicurezza di trovarlo là dove lo lasciamo. L'altro sesso non è la bottiglia, non solo perché parla, ma perché è libero, e dunque libero di andare via, e dunque libero di avere altri desideri, e dunque non possiamo esercitare sull'altro quel diritto di proprietà assoluto che esercitiamo sugli oggetti. Una mia paziente bulimica, per esempio, che aveva subito questa aleatorietà dell'altro, perdendo la propria madre dopo pochi anni di vita, la quale senza dire una parola se n'era andata, in realtà con un altro uomo, ma insomma aveva lasciato lei e suo padre soli. Una delle pratiche molto bizzarre di questa ragazza era quella di accumulare cibo di ogni forma nella sua camera. Il cibo veniva accumulato, quindi si avariava, ma veniva accumulato in tutte le parti, tutti gli angoli della sua camera. Come dire, l'oggetto non mi lascia, non mi abbandona. Lo tengo a portata di mano, a portata di bocca, a portata di corpo. Lo chiudo, lo rinchiudo nella mia camera. Finanche il suo stesso vomito, raccolto in sacchetti di plastica, che poi ogni tanto la madre riusciva a portare fuori dalla sua cameretta. Il trauma, diciamo così, di una separazione precoce, di una non affidabilità dell'altro, della perdita dell'altro, ha portato questo soggetto a rimpiazzare l'altro perduto con un oggetto che non la abbandonerà mai. Insomma, nel bivio che ricorre costantemente nella vita degli esseri umani e che prende forma soprattutto nell'adolescenza, nell'età della giovinezza, nel bivio in cui noi ci confrontiamo con l'altro sesso, noi facciamo esperienza del turbamento dell'esistenza dell'altro sesso. La facciamo alle medie, al liceo. Woody Allen diceva molto precocemente nelle scuole primarie, ma insomma ciascuno di noi fa esperienza dell'altro sesso, fa esperienza cioè di un legame con l'altro che è fonte di grande curiosità, di grande eccitazione, di grande fascino, ma anche di grande pericolo. Di grande pericolo. È come quando appunto il comandante di un aeroplano dice: attenzione, entriamo in una zona di turbolenza, allacciatevi le cinture. L'incontro con l'altro sesso è una zona di turbolenza. E il trattamento di questa turbolenza è la dipendenza dall'oggetto. La dipendenza dall'oggetto salva dalla dipendenza pericolosa dall'altro sesso.
previene l'abbandono, previene il trauma della separazione, previene il trauma della ferita. L'oggetto è un balsamo, un analgesico, un antidolorifico, qualcosa che anestetizza le emozioni, i sentimenti. Voglio farvi solo un riferimento clinico tra i tanti che potrei farvi. Una delle congiunture di scatenamento dell'anoressia tipica, cioè una delle ragioni per cui l'anoressia si innesca in una ragazzina, in una giovane donna, diciamo, tipica, cioè che ritroviamo regolarmente, molto frequentemente nella storia, nell'anamnesi dei soggetti, è una ferita d'amore. È una cattiva, noi diciamo una cattiva iniziazione al discorso amoroso. Cioè il primo incontro d'amore non ha funzionato. Non c'è stata la giusta iniziazione, o perché c'è stata violenza, o perché c'è stato abbandono, o perché c'è stato tradimento, o perché c'è stata offesa, o perché c'è stata morte, o perché c'è stata malattia. Ma noi troviamo sempre questo punto. Il primo amore è stato il nome di un trauma. Risposta? D'ora in avanti mi fido solo delle mie ossa. D'ora in avanti controllerò sistematicamente, implacabilmente tutto quello che entra e tutto quello che esce dal mio corpo. Finanche il sudore. D'ora in avanti tutto deve essere sotto controllo. Questa esasperazione della spinta anoressica al controllo, fino al punto di non poter più controllare la spinta a controllare tutto, questa spinta al controllo è la risposta sintomatica alla ferita dell'altro, alla ferita traumatica dell'altro. E certo del primo altro, dell'altro sesso, dell'iniziazione amorosa, ma l'iniziazione amorosa spesso poi riaccende a sua volta ferite più antiche. Per cui, per esempio, un grande pediatra e psicoanalista, Winnicott, diceva sempre che quando si trovano dei disturbi alimentari nei bambini, nelle ragazzine, nelle bambine di solito, lui consigliava sempre di verificare la presenza di un dubbio sull'amore dei genitori. Il dubbio sull'amore dell'altro e il dubbio sulla presenza dell'altro che porta il soggetto a scegliere l'oggetto. A scegliere l'oggetto come presenza rassicurante, l'oggetto come antidoto all'angoscia. Questo è un punto importante, è l'oggetto come antidoto all'angoscia. Un soggetto bulimico, dopo una crisi bulimica, si calma, usa l'oggetto cibo come uno psicofarmaco. Lo stesso accade per un ragazzino che sprofonda nello schermo del suo computer, cioè si anestetizza. E lo stesso accade ancora più clamorosamente nell'uso dell'alcol o nell'uso di qualunque sostanza. Insomma, al centro noi abbiamo la dipendenza dalla sostanza come tentativo di trattare l'angoscia che scaturisce dalla dipendenza dall'altro. Questo è un po' il ritratto veloce, velocissimo, che farei della clinica contemporanea. E allora il problema è come si cura. Come si curano queste patologie, non del desiderio, ma queste patologie dell'oggetto, si potrebbe dire, dell'oggetto. Beh, intanto mi limiterò a segnare tre punti. Intanto bisogna rendere possibile la cura. Rendere possibile la cura per noi di Jonas
nel 2002 quando abbiamo cominciato a pensare, quando ho cominciato a pensare a Jonas, e poi nel 2003, significava una cosa molto semplice: abbattere le tariffe, rendere la psicoanalisi accessibile a tutti. Questo significa letteralmente portare la psicoanalisi nella città. Questo è un primo punto politico. Bisogna non escludere, diciamo così, chi non ha mezzi per potersi permettere una psicanalisi. Poi ci sono due operazioni più cliniche. Una è quella di ridare valore alla parola. Non solo il nostro tempo non dà più valore alla parola, ma, come vi ho spiegato fino a qui, il discorso del capitalista distrugge la parola attraverso la potenza dell'oggetto. Quello che conta è l'oggetto. Lo dicono i tossicomani a volte, no? Cosa vengo a fare qua? Si parla, ma io voglio l'oggetto, la sostanza. L'unica ragione di vita è la sostanza. Le parole, come dicono molti pazienti, no? Le parole sono fumo, sono aria fritta. Ecco, la prima operazione che dobbiamo fare, non posso entrare nel dettaglio di come si può fare questa operazione, ma la prima operazione che bisogna fare è restituire valore alla parola, che significa al tempo stesso restituire valore all'ascolto. Questa è l'offerta specifica della psicanalisi, l'ascolto. Certo, anche un prete ascolta, c'è una differenza però tra l'ascolto dello psicoanalista e l'ascolto di un prete. Tanto lo psicoanalista non giudica, e intanto non prescrive pene, diciamo, tra virgolette. Ma non solo non giudica, dunque, e non è poco, poter parlare a qualcuno che non giudica, che non misura, che non valuta, che non spiega, che non vi dice come siete fatti, cosa dovreste fare, che ascolta, fa il testimone, mette insieme i pezzi del vostro discorso, casomai. Un ascolto disinteressato. Dov'è che si trova un ascolto così oggi? Dove anche la psicologia ormai ha preso la via della pedagogia autoritaria. Ti spiego come devi fare il bravo genitore. Ti spiego come devi fare coi tuoi figli. Ti spiego come devi fare a guarire dall'anoressia. Ti spiego cos'è il senso di sazietà. E la psicologia ormai ha preso per lo più la deriva di una pedagogia sempre più autoritaria che dimentica l'importanza dell'ascolto, della parola. Ecco, il primo gesto che noi facciamo nella clinica con pazienti che tendono ad agire senza pensare, che non hanno più il valore profondo della parola, restituire valore alla parola, rimettere il soggetto in un rapporto di parola. Questo è molto importante. Poi c'è una seconda operazione che noi facciamo, che è quella di staccare, che è l'operazione più difficile, che meriterebbe appunto uno spazio a parte, i casi clinici, il commento caso per caso di come questo può diventare possibile, ma insomma è quello di staccare il soggetto dall'oggetto. Se l'oggetto, abbiamo detto, è il demone del soggetto, se l'oggetto si è impossessato del soggetto, noi dobbiamo disassoggettare il soggetto dall'oggetto. Quindi mettere un cuneo, mettere qualcosa che consenta una separazione del soggetto dall'oggetto. Nei casi molto gravi, poiché mi sono occupato e mi occupo molto di questo, per esempio nelle anoressie molto gravi, ma lo stesso vale per tossicodipendenze molto gravi, la parola non è sufficiente. C'è bisogno di mettere tra il soggetto e l'oggetto un'istituzione, mura, organizzazione degli spazi, una comunità,
nel caso di anoressie e bulimie molto gravi, noi siamo riusciti, diciamo così, ad aprire sotto la mia direzione scientifica una clinica accreditata, quindi accessibile a tutti i redditi, sui Colli Bolognesi. Abbiamo 20 posti letto, anoressie gravi, bulimie gravi, obesità gravi, ma allora lì ci vuole il corpo dell'istituzione che intervenga a separare il soggetto dall'oggetto, non basta la parola. Quindi allora, nei casi gravi, molto gravi, l'intervento di Jonas è dire: aspetta, noi non possiamo aiutarti, però ti aiutiamo ad andare in un luogo che può consentire, facilitare questa separazione, questo svezzamento dall'oggetto. Altrimenti lo possiamo fare in un altro modo, simbolicamente, nella cura. Avviene. E come avviene questa separazione del soggetto dall'oggetto? Beh, non viene certo, abbiamo detto, attraverso l'uso del sapere, no? Il terapeuta che spiega il perché e il per come della malattia, che cerca di spiegare cosa sarebbe il benessere, che deve avere più autostima e tutte queste cose qua che non servono a nulla, cadono nel vuoto, tutte queste prediche morali. La psicoanalisi non è una predica morale, anche perché quando uno psicologo comincia a dirti: ma tu sai amare? Bisognerebbe chiederglielo a lui se sa amare. O quando dice un genitore: ma lei sa fare il genitore? Bisogna chiederlo a lui cosa ha fatto con i suoi figli, troveremo delle belle scoperte. Non c'è niente di peggio di uno psicologo che vuol fare il padrone e spiegare come devi vivere. Ecco, la psicoanalisi vorrebbe liberare l'azione terapeutica da ogni dressage, da ogni maîtrise, da ogni esercizio autoritario. Ma allora su cosa agisce? Beh, qual è l'oggetto? No, non sulla spiegazione, non sull'appello alla volontà, non sull'appello alla volontà. Ma lo sappiamo che la volontà fa ammalare. Un'anoressica è ammalata di volontà, di un'ipertrofia della volontà. Un'anoressica è una volontà che sposta Santa Giulia. L'anoressica è un soggetto puro della volontà. Può, se vuole, non mangiare per mesi, vivere di tè, brodini per mesi. Altro che volontà. Il problema è che non si guarisce con la volontà. Allora, non si guarisce né col sapere né con la volontà. E qual è il trucco che noi usiamo a Jonas? Certamente la parola, certamente l'ascolto, ma non è sufficiente, ci vuole qualcos'altro. Questo qualcos'altro di solito è l'analista stesso, cioè la relazione particolare che si struttura con l'analista, che noi chiamiamo transfert. Il transfer diventa un oggetto nuovo che noi possiamo mettere tra il soggetto e l'oggetto della sua dipendenza. E questo transfer ha la finalità non solo di staccare un po' il soggetto dall'oggetto, ma di far nascere nel soggetto, grazie a questo nuovo spazio insaturo, un altro desiderio. Non solo il desiderio di essere magra, o il desiderio di bere, o il desiderio di sprofondarmi nel mio computer, nelle mie PlayStation, ma il desiderio d'altro. Vi voglio fare, e concludo su questo, un esempio clinico che mi ha molto colpito per la sua semplicità. Non è accaduto a Jonas, è accaduto nel mio studio, ma potrebbe e accade, so per certo, regolarmente, mi verrebbe da dire, nei centri Jonas. Questo è un ragazzo cocainomane, poco più che ventenne, che mi è stato portato dai genitori, due professionisti, due intellettuali, una ottima coppia, molto mondani, con una rete di legami molto articolata.
Il secondo figlio, il primo figlio viaggia molto bene, il secondo figlio non solo è cocainomane, lui dice al bisogno, cioè si farebbe solo nei weekend, come si dice oggi, ma è incerto sul suo futuro, ha già cambiato due facoltà, non sa cosa, non sa desiderare. Quando lo vedo mi colpisce perché è un tipico ragazzo milanese, diciamo della borghesia di sinistra illuminista milanese, cioè bel ragazzo, parla un italiano perfetto, jeans strappati, le mutande un po' di fuori, la barbetta, bello nei lineamenti, pieno di ragazze, pieno di amici, pieno di ragazze. Già per la mia generazione questo è un controtransfer invidioso, no? Pieno, perché per noi cioè, era difficile essere pieni di ragazze, c'era l'oratorio e i maschi da una parte e le ragazze dall'altra, è un problema più complesso di adesso, ma insomma, pieno di ragazze, pieno di amici, intelligente, bello, con fascino, un certo fascino estetico che mi colpisce, però senza desiderio, questo tocca, no? C'è un soggetto, una ameba, senza desiderio, senza vocazione. Le ragazze, per esempio dico, le ragazze, quante ragazze? Sì, ma non mi interessano. La sessualità, sì, ma come sulla cyclette, uguale, si perde calorie. Il calcio, chiedo, perché con gli adolescenti si fa un po' così, no? Adolescenti, 22-23 anni, ma la testa d'adolescente. Il calcio, l'Inter, non mi interessa. Il cinema, non mi interessa. C'è nulla. Questo è un ritratto della giovinezza ipermoderna, eh? Non sono tutti così, ovviamente. Diciamo, la patologia della giovinezza ipermoderna può prendere questa forma di vacuità, di apatia frivola, di apatia frivola. Insomma, mentre mi dispero nel trattamento, cercando di trovare un appiglio, che musica ascolti? C'è qualcosa che ti De André, chi? De André ha sbagliato, sì. Cercavo di acculturalizzarlo, ma no. Tiziano Ferro, insomma niente, non c'era nessun gancio che io potessi mettere sulla parete che tenesse il filo, come un alpinista che si trova di fronte ad una parete friabile, nessun gancio si fissa, per cui tu non hai un punto perno, no? Con gli adolescenti funziona così, devi trovare un interesse che poi genera un legame, genera una storia, genera... Quindi abbastanza disperato e rassegnato, di questo chiamo i genitori, dico che non vedo nessuna prospettiva, accade che viene nel mio studio, lui arrivava sempre un po' in ritardo e trovava già altri pazienti prima di lui, però prendeva giornali, sfogliava, aspettava il suo turno tranquillo, tanto le giornate erano tutte vuote. Accade un pomeriggio di pioggia, che lui arriva molto in ritardo a causa della pioggia e siccome altri pazienti sono arrivati in ritardo, insomma, si è creato un ingorgo in sala d'attesa. Lui tranquillo, io dall'alto, io lo studio in alto, sotto c'è la sala d'attesa, guardo sotto, lo vedo sprofondato con le sue riviste che legge. In quel pomeriggio accadero per caso diverse cose, dei problemi con l'istituto che dirigo, con la mia segretaria, insomma io quindi ero costretto a vedere i pazienti tutti ravvicinati, fuori orario, poi scendere da dov'ero per risolvere la grana che era scoppiata con l'istituto. La mia segretaria che stava poco bene, quindi faceva degli errori. Io che dovevo rimproverarla per gli errori che faceva, insomma, era tutto un su e giù, su e giù. Io vedevo che questo mi vedeva salire e poi risalire
questo fu il pomeriggio. Quando arriva il suo turno, siccome era arrivato quasi un'ora dopo, lo tengo pochissimi minuti e gli dico: mi raccomando, la prossima volta la puntualità. Lui esce come sempre indifferente ai miei interventi, solo che noto che qualche seduta dopo si è acceso lo sguardo di questo ragazzo, che prima era uno sguardo pallido, vuoto, che a un certo punto si è ravvivato. E in una di queste sedute, immediatamente dopo questa scena che vi ho raccontato, di fronte a me, lo vedo vis-à-vis, di fronte a me, mi guarda dritto, come non faceva mai, e mi dice: io so perché vengo qui. E gli chiedo: perché? Io vengo qui per fare rifornimento. Ecco, in che senso? Sì, come se io fossi una macchina o una moto senza benzina, io vengo qui e faccio benzina. Ho dimenticato un passaggio. Prima di questo, in quei 3 minuti in cui gli ho detto: lei è arrivato tardi, torni la prossima volta puntuale, lui si è limitato a dirmi una cosa, mi ha guardato con stupore e mi ha detto, dopo aver visto tutto il casino, io che salivo, scendevo, i pazienti, mi ha detto: certo che si lavora qua, E la seduta successiva mi dice: vengo a fare rifornimento. Cos'è che ha incontrato questo ragazzo? Ha incontrato evidentemente un più di vita, qualcosa in più, qualcosa che faceva, che metteva in moto. Ha incontrato un movimento su, giù, un movimento. Cosa permette il movimento? Il desiderio. Cosa aggiunge un più di vita nella vita? Il desiderio. Ha fatto questo incontro e ha capito perché viene. Viene per prendere, va bene? Prendere della benzina, mettere la benzina nel suo serbatoio vuoto. Adesso parlo di diversi anni fa. Poi ha trovato una ragazza, poi mi ricordo che una delle ultime sedute, prima di svoltare nella cura, mi dice anche che finalmente sa la facoltà che vuole fare e cosa vuole dedicarsi nella vita, e che l'anno dopo si sarebbe iscritto a psicologia. Grazie.